Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua con un nuovo mazzo elettro che per davvero è tanta roba. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, trovate il tasto grosso iscriviti, e se volete anche supportare in una maniera ancora più elevata c'è il tasto abbonati, dove per la incredibile cifra di 99 centesimi potete supportare il mio canale e i miei contenuti. Quindi grazie a tutti quelli che si abboneranno e che sono anche abbonati, grazie ancora. Oggi voglio farvi vedere Pawmoth X. È un mazzo, o meglio è una carta che è già uscita tempo fa, però con questa espansione sono uscite delle carte che hanno reso questa carta più interessante. È un Pokémon fase 2, quindi eccolo qua, Pawmotto X, 300 punti vita fase 2, quindi va evoluto con una caramella rara, oppure se volete aggiungerci il fase 1 per fare tutti i passaggi, si può anche fare, io preferisco fare in questa maniera. Con due energie fa colpo saetta, dove dice che dove praticamente andremo a scartare due energie elettro da questo Pokémon, e se lo faccio praticamente infliggo 220 a un Pokémon che mi pare che sia attivo, che sia in panchina, come voglio. Una volta che ho scartato queste energie ho bisogno di rimetterle, e una delle carte fondamentali per cui questo mazzo può essere più o meno giocabile è la Clessidra energetica. Dice che alla fine del mio turno, dopo il mio attacco, se il Pokémon a cui ho assegnata questa carta è in posizione attiva, posso assegnargli un'energia dagli scarti. Quindi io attacco, scarto due, una mi torna, turno dopo assegno, riattacco. Questo è il procedimento di questo mazzo. Come Pokémon di contorno abbiamo Fezzandipiti, che una volta che subiamo un KO con la sua abilità possiamo pescare tre carte. Poi abbiamo Bibarel, che conosciamo tutti, dove possiamo pescare fino ad avere 5 carte in mano, ottimo contro le Kissare dalle 4 in giù. Ursaluna ci serve prevalentemente per andare a chiudere la partita, perché come saprete fare 220 a dei Pokémon non vuol dire metterli KO spesso e volentieri. Quindi Ursaluna potrebbe essere quella carta che fa 240, o comunque per chiudere proprio la partita. Come carta allenatore, di carta asso tattico abbiamo la chiappa Pokémon eccellente, che ormai obbligatoria è nel 90% dei mazzi, dove lo useremo per sostituire uno dei Pokémon dell'avversario che è in panchina con quello attivo. Stessa cosa farò io. Barella notturna per riprenderci anche un'energia volendo dagli scarti. Canna da pesca, caramella rara per evolvere Pawmoth il più velocemente possibile. Generatore di elettricità. Andremo a guardare le prime 5 carte del mio mazzo, e se ci sono delle energie ne posso assegnare fino a 2 energie base elettro ai miei Pokémon in panca di tipo elettro, quindi mi potrebbe anche far attaccare molto velocemente. Piumable, questa è una carta molto forte, spesso sottovalutata, però se ci sono dei Pokémon che non hanno costo di ritirata è una carta fortissima, perché le posso cercare nel mio mazzo un Pokémon che non ha costo di ritirata, che sia un base, che sia un ex, fase 2, fase 1000, me lo posso prendere, uno strumento non scarta niente, quindi tanta roba. Puffin del cuore, ti prendi due Pokémon base fino a 70 punti vita, Switch e Ultra Ball, la Kissara la conosciamo, Boss Order, Pepe per andarci a prendere uno strumento e una carta oggetto, e qui ci torna fondamentale per andare a prendere questa Clessidra. Posso fare caramella rara Clessidra, Piumable Clessidra, insomma sta Clessidra va presa perché il tempo gli è denaro e danno. E poi energia elettro a sfare. Questo è il mazzo, semplice da provare, molto basico, non c'è grandi pensieri da fare, l'unica pecca è che essendo un fase 2 soffre un pochino.
quindi fosse stato un fase 1 gli avrei dato qualche puntino in più. Io sono pronto, spero che lo siate anche voi, e quindi andiamoci a vedere un paio di partite con Paumot X. Primo avversario di oggi, siamo contro Barat. Eccoci qua, pronti a provare Paumot X. Vediamo un po' come se la cava, perché non ho mai fatto neanche una partita. Quello che vi ho detto prima, frutto del testo delle carte, non l'ho proprio provato. Allora, è uscita croce. Vogliamo iniziare noi? Direi di sì, perché qua in questo mazzo, dove c'è da evolvere e da fare, sempre meglio partire for first. Allora, partiamo di Paumi. Ci abbiamo Fezzandipiti, doppia caramella, generatore. Non è proprio una grande mano. Lui gioca Luna Ruggente e abbiamo Pepe. Ok. Rischiamo addirittura di subire un KO violento. Quindi facciamo Ultra Ball su il piccione e una caramella. Però aspetta, facciamo così, buttiamo via una barella. Meglio così. E mi voglio prendere a questo punto, ci prendiamo un altro Paumi, visto che abbiamo il generatore di elettricità, andiamola a sfruttare. Una energia, perfetto. Quindi a questo punto possiamo terminare il turno, dopo fare Pepe, prenderci magari un Poffin e vedere che cosa esce fuori. Ovviamente lui è molto più pericoloso, perché se scarta un'energia, la dà di turno, vitalità, ci fa KO violentemente. Anfora Terrogena scarta addirittura una vitalità. Lui ha perso il capo. Come va a buttare una vitalità così a gratis? Per cosa? Va bene. Moci Soggiogante. Energia base dietro e passa il turno. Ora spiegatemi perché ha fatto sta mossa. Comunque, io ho un altro polpettino qua. Mettiamo Pepe. Posso fare Piuma Ball. Come carta oggetto posso fare la Clessidra. Visto che comunque abbiamo già i Paumi, possiamo andare bellamente così con la Piuma Ball, prenderci Paumotto. Bada che bellezza, questo lo evolviamo, evolviamo questo dietro e niente, diamogli anche la Clessidra, terminiamo il turno sopra il Terminillo. Per ora partita molto statica, lui non ci ha fatto vedere grandi mosse, io sono molto briccato e spero faccia, boh, se mi fa una chissà la godo, ma non ho niente. Energia, questa energia è molto soggiogante. Quindi, cosa posso fare? Diamola dietro. Se fosse possibile, sarebbe molto divertente andare a fare 2,20 su quell'una ruggente dietro, perché così mi risparmierei delle belle mosse. E poi comunque, rimanendo con 10 di vita, posso fargli anche l'attacco di Paumi da 10, questo non ce lo vieta nessuno. È il nostro turno. Kissara, per forza di cose, mi dispiace che faccio pescare anche il mio avversario, però, che dire, abbiamo una mano adesso molto meglio. Ci prendiamo un Bidoff e ne prendo anche quasi un altro. Oh, se riesco a fare doppio Bibarel, gli è fortissimo. Paumi si ritira, mettiamo Paumotto. E a questo punto, secco e sodo, un colpo saetta su Luna Ruggente mi permette di metterlo in difficoltà. Questa la riassegniamo e son contento. Ora lui, se mi vuole fare l'attacco che mi mette definitivamente KO, va KO anche lui, e quindi ci prendiamo due premi a testa. Scarpe da trekking, scartalabuio, pronto a fare vitalità, perché a questo punto del gioco, se non hai una vitalità, sei proprio poco vitale. Guida dell'esploratore, invece no, non è vitale ma esplorativo. Ma allora, scusatemi tanto, ma perché continua a scartare la vitalità? Quale problema hai con la carta più forte del tuo mazzo? O Barabat? Si prende un Greninja lucente, illuminami. Distintivo oscuro, io ho capito che avendo carte di quel tipo negli scarti fai più danno, ma è anche vero che vanno usate. Anfora terrestre, Ultra Ball, per prendersi due energie,
Lui dopo, volendo, può attaccarmi con l'altro Luna Ruggente. Scarta la buio, pesca 2. Vediamo se c'è uno switchino. Poche stoppino. Vai, scarta tutto. Però si è preso distintivo e scarpe da trekking. Non male. Non male. Scarpe da trekking again. Pronto, scarta una ricerca accademica. Vediamo se fa anche un altro distintivo oppure passa. Minor Ball, verde e gialla per prendersi i pescanoce Pecharuntli. Vediamo se usa l'abilità per mettere in gioco Luna Ruggente, farmi un bel attacco secco e sodo. Se non fa niente potrei anche pensare dopo di fargli 2,20 su Pecharuntli. E sono due premi anche quelli. Energia su Luna Ruggente, top. Finché non le mette davanti, godo e sbrodo. Energia buio davanti, catene dominanti. Mette Luna Ruggente che si avvelena. Ecco perché non può mettere l'altro Luna Ruggente, perché sennò defunge come attacca. E a questo punto piume vendicative 140 danni. Non son pochi, signori, non son pochi. Vediamo se riusciamo a raddrizzare un attimo la partita e rifacciamo chi sarà, perché è importante farla adesso. E ci continuano a uscire caramelle, roba e robina, ma mi piacerebbe avere un altro Pecharunt, ma anche un Bibarel. Qui scartiamo via tanta roba. Facciamo Ultra Ball su Switch ed Energia, tanto in qualche maniera ce la possiamo riprendere. Non ho i Bibarel, attenzione, che godura. Io ne ho messi due Bidoff perché volevo fare il Ganzo e invece il Ganzo non lo posso fare. Allora, qua si può fare un bel colpo saetta secco e ci andiamo a prendere due premi su Pecharunt, perché così glielo leviamo, non può fare questi switchini tattici. E questo Luna Ruggente piano piano glielo foca un po'. Un'energia la mettiamo davanti e lui ci rifà altri 140, 280. Potrebbe farci anche KO a questo turno, perché basta che scarta un paio di carte, ce la fa, ce la fa benissimo. Carretto di scambio, ha paura, mette Luna Ruggente, più solido, più danno. Ma posso farlo KO con Paumi. O comunque metto Paumotex e do una energia e gli faccio due premi. Mette l'energia sull'altro Luna Ruggente. Boss Order su l'altro Paumot. Questa mossa non me l'aspettavo. Non mi aspettavo sinceramente un boss su questo Pokémon. Forse vuole auto-infliggersi il KO. Potrebbe anche essere. Minor Ball, cosa gli manca? Niente, perché magari ha un altro Pecharunt e questo va bene. Peso Ball, vediamo se era lì dentro. No, c'è qualcosa che sta cercando ma che non riesce a trovare. Pokestop, scarta tanta bella roba. Due aiuti e ha finito le guide dell'esploratore. Gli mancano due vitalità. Frane Squarcio, ci mette KO, ma si infligge 200 danni e quindi doppio KO anche per noi. Tanta roba, si è praticamente suicidato, ma va benissimo. Clessidra ed energia, gli ultimi miei due premi sono i due Bibarel. Fantastico! Allora, siamo 4 premi a 2 e devo cercare di evolvere il Paumot dietro e vediamo se ci riesce. Abbiamo Pepe, abbiamo la Barella, abbiamo questo Manaphy che non serve a niente. Gli mettiamo la Clessidra dietro. Facciamo energia davanti. Pepe Reina. Pepe Reina, ci possiamo prendere la Calamella Lala e la Clessidra, giusto per levarle dal mazzo. Barellina tattica. E ci prendiamo Paumot. Eccolo lì. Caramella, gusto limone. Bella frizzantina. E a questo punto io posso anche farmi un bel Pokestop un po' rischioso. Però abbiamo rischiato bene, bada che roba. Succosa e violenta, una energia perfetta. E già facendo così mi hai detto che ho vinto. Non posso perdere, signori, non posso perdere. Colpo saetta,
2,20 su Luna Ruggente, gli ridiamo questa energia. E lui, ci ho fatto caso adesso, ha solo una energia. Quindi, come fa ad attaccarmi? Non lo so. Magari ritira e ci fa Luna Ruggente KO. Ok. Doppia energia. Sbocco degli amici. Si prende doppia vitalità che ha scartato prima come se fosse acqua di rose. Invece ha scoperto a fine gioco che era la carta principale. Minor Ball ancora. Si va a prendere a questo giro Luna Ruggente, ex ricerca accademica, scarta tutto, ma a questo punto penso sia un pochino tardi per andare a dire la propria. Lui può ritirare e attaccare, io con quello dietro attacco comunque Luna Ruggente ferito. Scarta la buio, è rimasto con 4 carte nel mazzo, c'è ben poco da prendere. Io il turno dopo la chiudo, signori. Grande Paumot si rifiuta anche di attaccare. E a questo punto, che dire? Senza fare nulla, gli faccio un dinamo calcio, 60 danni. E ci portiamo a casa questa partita contro un mazzo che comunque gli è forte. Nei premi, doppio Bibarel, incredibile, signori. Incredibile. Complimenti Paumot, secco e sodo, e andiamoci a trovare un altro avversario. Andiamogli è cardo. Ultimo avversario di oggi contro KG. Vabbè, signori, divertiamoci. Mi raccomando, come sempre, superiamo i 120 mi piace per un prossimo video e consigliatemi dei nuovi mazzi che volete vedere proprio qua sotto nei commenti, mi raccomando. Iniziamo noi, perfetto. Allora, abbiamo una mano non giusta. Questa mano è un piede. Non possiamo giocare con queste carte. Rimischiamo, doppia mano perdente. Ok, questa già mi piace di più. Ci manca le energie, ma abbiamo una discreta manovalanza. Allora, partiamo con Paumi. Dopo abbiamo caramella rara per evolvere, Poffin, ci sta. Oh, lui gioca Raikou V e un altro Paumot. Allora facciamo Poffin. Mi voglio prendere Bidoff e Cleffa, molto aggressivo. Poi faccio switch su Cleffa e dopo possiamo pescare. Va bene così, lui non penso che riuscirà ad attaccare turno 1, anche perché dovrebbe mettere un altro Raikou, fare la pistolina, switch, c'è tante cose che potrebbe fare, ma che secondo me non riuscirà. Minor palla, Zeraora, ha piantato veramente un sacco di Pokémon, potrebbe dare però energia su Zeraora e farmi KO. Unità duplice, per prendersi un solo Pokémon. E gioca la versione di Miraidon, sicuramente quella nuova con la carta stadio che ti aumenta la panchina. Mette anche Zapdos, energia su Raikou, può ancora pescare uno, e ricerca accademica. Quindi ci siamo levati forse l'opportunità di attaccare di Zeraora, vediamo. Generatore non genera proprio niente, godo un botto. Grande Abisso Zero, eccolo lì pronto a fargli mettere altri Pokémon in campo. E potrebbe essere un po' un problema, però devo essere sincero, non è un mazzo che mi spaventa, perché se riusciamo a fare i primi due premi noi, lui ha tutti i Pokémon che posso benissimo mettere KO. Miraidon, Regieleki, Raikou, quindi insomma, ok che adesso ha messo l'amuleto, ma non li può mettere a tutti. È il nostro turno, ci esce una bella energia, perfetto. Qui si fa una bella caramella rara. Posso fare. Lui ritira 1, lui ritira 0. Questo però ritira 2. Facciamo boss su Zapdos e vado a fare anche Cleffa. Questa potrebbe essere una delle mie giocate che andrò a fare repentinamente, ovvero mettergli dei Pokémon che abbiano più ritirata e quindi anche più attacco, perché lui attacca con 3, energia su Raikou, ricerca accademica e lui è costretto a cercare degli switch.
che sicuramente avrà, perché sono sicuro al 100%. Generatore di elettricità, qualcosa ha trovato. Doppia su Miraidon, attenzione, è acchiappa Pokémon eccellente. Non ci voleva, non so se arriva a 300, ma spero proprio di no. Spero proprio di no. Corsa Lesta, Elettro Rondo, 2,30. Fa un sacco male. Fa un sacco male questo attacco. Ci ha dato un'alta energia. E facciamo Pepe. Ci andiamo a prendere un bel Poffin. E come oggetto un'altra Clessidra. Devo iniziare a mettere altri Paumot. E mettiamolo. 1 e 2. Dobbiamo andare belli sodi. Poi Clessidriamo. Clessidriamo anche di qua. E facciamo un colpo saetta su un Pokémon che al momento potrebbe essere pericoloso dopo. Quindi Miraidon, via. Ci prendiamo due premi, vediamo un po' che cosa c'è. Paumi ed energia. Mi servirebbe una bella pistolina, perché mettendo Cleffa davanti, pistolina e energia, forse riusciamo a dire la nostra. Generatore di elettricità. Lui lo trova, ma non trova le energie da poter assegnare. Energia di turno su Miraidon. Corsa Lesta, pesca 1. E questa mossa che abbiamo fatto, meglio fare il primo KO, è fondamentale perché ci porta avanti. Lui difficilmente, come ho detto, farà 300, quindi io posso andare a hittare tutto ciò che voglio e velocemente. Vai Cleffa, siamo tutti con te. Altra energia, caramella rara, Paumot, eccolo lì. Perfetto, un'energia gliela possiamo dare e potremo anche rischiarci un altro Paumi e fare la Kissara. Vediamo cosa esce, lui ha tante carte in mano, magari lo debilitiamo un po'. Ci abbiamo Fezzandipiti, interessante, lo possiamo provare, ma possiamo anche provare a fare Ultra Ball su Bibarel dopo. Vediamo cosa peschiamo, tutte cartacce. Questa la possiamo assegnare qua. Ultra Ball su 1 e 2. Tanto ormai il Poffin non ci serve più. E scusate, ho sbagliato Castoro. Voglio quello grosso, il Castorone Ciuccialegna. Vai Biba, pesca Nienebone. Pescaci qualcosa. Allora, se io faccio la chiappa Pokémon e lo faccio su Zapdos, mi metto Paumot, gli fa 60, niente di che. Però faccio solo un piccolo attacco e mi assegno una energia. Così io dopo posso assegnare un'altra energia, magari da un'altra parte, ok? In questa maniera riesco a fare un 2,20 su un altro Pokémon, tenermi Zapdos lì sacrificandolo. E mi serve soprattutto per stallare un po'. Lui ha un altro Miraidon, ha già usato un amuleto. Vediamo cosa va a prendersi con Pepe. Sicuramente un altro amuleto. Generatore amuleto. Quanti generatori ha fatto? Questo è il quarto, per forza. Amuleto sull'altro Miraidon, stavolta ha paura veramente tantissima. Scarta energia e non ho visto cosa. Si andrà a prendere Regieleki VMAX, lo sapevo. Eccolo lì, bello il bestione, che anche lui ritira gratis. Quanti generatori c'ha in mano? Quanti li stai ripopolando? Energia su Zapdos, quindi dopo potrebbe ritirare solo se la trova. Finalmente ci esce il generatore anche a noi, ma non genera assolutamente niente. Vai Paumi, Pepe posso fare, abbiamo comunque Paumot negli scarti, mi vado a prendere una bella caramellina, lava. A questo punto faccio la bella barella, ci riprendiamo Paumot, facciamo Carasmella e visto che la smell è la puzza, sentiamo puzzo di Bibarel che deve pescare. Vai, pesca viene ancora, un sacco di energie, un sacco di Piumaball, ma voglio andarmi a fare due premi. It's the time, 2,20, vediamo su chi li voglio fare. Questi 2,20 li possiamo andare a fare su questo bel Miraidone.
E quindi vediamo un attimo cosa abbiamo qua nei premi. Kissara e Poffin. Questa la riassegniamo qua, così dopo do l'energia, tranquilli. Sto mazzo va da solo, che si deve fare? Si attacca, si ripesca. Bisogna stare un attimo attenti a quello che si può mettere. E si è reso. Incredibile. Si è battuto un Luna Ruggente, un Miraidon. Quindi voglio dire, sto mazzo se la può giocare. Io concludo qua il video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lascia un bel mi piace, supporta la mia attività qua su YouTube e superiamo come sempre 120 mi piace, ti aspetto, ti voglio vedere qua sotto nei commenti e anche nei prossimi video. Se sei arrivato fino a qua commenta con Paomotto, noi ci si vede alla prossima, vi mando un salutone e un abbraccione, che Godenzio sia con voi.